In questa lezione studiamo la parabola. Tra tutte le coniche, la parabola è caratterizzata dall'avere l'eccentricità uguale a 1, cioè il rapporto tra le distanze di qualunque suo punto dal fuoco della direttrice uguale a 1, che significa che queste distanze sono tra loro congruenti. Per trovare l'equazione più semplice che descrive la parabola, scegliamo opportunamente il sistema di riferimento. Prendiamo come asse delle ordinate la retta che passa per il fuoco ed è perpendicolare alla direttrice. Come origine del sistema di coordinate, il punto medio del segmento che è per estremi il fuoco e la sua proiezione sulla direttrice. A questo punto il fuoco ha coordinate del tipo 0k con k un qualunque numero reale diverso da 0, mentre la direttrice è equazione y uguale a meno k. Nel disegno viene indicata la situazione in cui k è positivo. Nel caso in cui k sia negativo, ovviamente il fuoco starà sotto l'asse della scissa e la direttrice starà sopra. Per trovare l'equazione imponiamo dunque che l'eccentricità sia uguale a 1. La distanza tra il punto di coordinate x e y sulla parabola e il fuoco si calcola facendo la radice quadrata del quadrato della differenza delle x, ma la x del fuoco è 0, quindi viene x alla seconda, più il quadrato della differenza delle y meno k alla seconda. Abbiamo detto che questa distanza deve essere uguale alla distanza che c'è tra il punto e la direttrice, che si calcola semplicemente facendo il valore assoluto della differenza tra le ordinate. Per eliminare sia il valore assoluto che la radice, leviamo al quadrato ottenendo x alla seconda più y alla seconda meno 2ky più k alla seconda è uguale a y alla seconda più 2ky più k alla seconda. Possiamo semplificare y alla seconda con y alla seconda, k alla seconda con k alla seconda. Se portiamo il meno 2ky a destra, sommiamo, possiamo riscrivere il tutto come x alla seconda è uguale a 4ky, che significa anche che y deve essere uguale a 1 fratto 4k che moltiplica x alla seconda. Definendo a uguale a 1 fratto 4k, l'equazione della parabola diventa semplicemente y uguale a x alla seconda. E dipende solo dal coefficiente a. Il coefficiente a ci dà le caratteristiche geometriche di questa parabola. In particolare ci dice com'è la sua concavità e quanto è aperta la parabola. Se a è positivo, vuol dire che k è un numero positivo e dunque che il fuoco sta sopra l'asse delle x, la direttrice sotto, e la parabola si sviluppa verso l'alto. Si dice allora che la concavità della parabola è volta verso l'alto. Quando k invece è negativo, il fuoco sta sotto all'asse della scissa, la direttrice sta sopra e la parabola si sviluppa verso il basso. Dunque si dice che la concavità della parabola è rivolta verso il basso. Invece il valore assoluto di A ha a che fare con l'apertura della parabola. Maggiore è il valore di A e dunque minore il valore di K, più vicini sono tra di loro il fuoco e la direttrice e più la parabola risulta chiusa. Invece, se diminuiamo il valore assoluto di A, aumenta il valore di K e la parabola risulta più aperta. La parabola è una figura simmetrica, che significa che possiede un asse di simmetria, che è una retta. Ciò significa ancora che quando facciamo la simmetria assiale della parabola rispetto a questa retta, otteniamo nuovamente la stessa parabola. La parabola è una figura unita. L'asse di simmetria della parabola è la retta che passa per il fuoco e perpendicolare alla direttrice, quella che prima avevamo preso come asse delle ordinate. Per dimostrare questa proprietà di simmetria basta osservare che la simmetria assiale è una isometria, cioè conserva le distanze e anche gli angoli. In particolare il punto P viene trasformato nel punto P' e dato che vengono conservate le distanze, la distanza tra P' e F è congruente alla distanza tra P e F. Anche la distanza tra P' e H' è congruente alla distanza tra P e H, dove H' è l'immagine di H.
Ma siccome pH è perpendicolare alla direttrice e le isometrie conservano gli angoli, P'K' sarà perpendicolare alla direttrice e quindi sarà la distanza tra il punto P' e la direttrice. Viste le congruenze che abbiamo appena scritto, P'F su P'H' sarà uguale a PF su PH, ma questo rapporto è l'eccentricità della parabola, che è uguale a 1. Dunque anche P'F su P'H' è uguale a 1, che significa che anche il punto P' appartiene alla parabola. Dal punto di vista dell'equazione della parabola, che è y uguale a x alla seconda con la scelta che abbiamo fatto del sistema di riferimento, ciò si osserva banalmente, dando al fatto che cambiando il segno a x, cioè prendendo il punto che è simmetrico rispetto all'asse delle ordinate, il valore di y non cambia in quanto x elevato alla seconda. Il punto della parabola che sta sull'asse della simmetria si chiama vertice, ovviamente è un punto unito rispetto alla simmetria assiale. Più in generale possiamo prendere in considerazione parabole che abbiano asse di simmetria parallelo all'asse delle ordinate, ma non abbiano il vertice nell'origine. In questo caso possiamo ottenere l'equazione attraverso una traslazione. Se prendiamo una di queste parabole che ha vertice in V' e indichiamo con le lettere maiuscole le coordinate di un suo punto P'. Le coordinate del punto P ad esso corrispondente nella parabola che ha vertice nell'origine saranno indicate invece con le lettere minuscole. La relazione che c'è tra queste coordinate è che x minuscolo si ottiene da x maiuscolo sottraendo l'ascissa del vertice, che è P, mentre la y minuscolo si ottiene con la stessa operazione però sulle ordinate. Quindi questa è l'equazione della traslazione. Ricordando che l'equazione della parabola che ha vertice nell'origine tipo y uguale a x alla seconda, e sostituendo le espressioni sopra ottenute, ricaviamo che y maiuscolo meno q è uguale ad a per x maiuscolo meno p elevato al quadrato. Dunque, se facciamo i calcoli, otteniamo y maiuscolo uguale a x alla seconda meno 2 a p x maiuscolo più AP alla seconda più Q. E quindi otteniamo un'equazione, adesso torno a usare le lettere minuscole, del tipo Y uguale a X alla seconda più BX più C. Ti faccio osservare che il coefficiente B è proporzionale alla scissa P del vertice della parabola. Questo ci tornerà utile fra poco. Oltre alla parabola con asse parallelo all'asse delle ordinate, possiamo prendere in considerazione parabole che abbiano l'asse parallelo all'asse delle ascisse. L'equazione di queste parabole si può ottenere pensando al fatto che una di queste parabole si può ricavare da una che ha asse parallelo all'asse delle ordinate facendo una simmetria assiale rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante. Ora, l'equazione della parabola che ha asse parallelo all'asse delle ordinate è del tipo y uguale a x alla seconda più bx più c. La simmetria assiale rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante corrisponde allo scambio tra x e y e quindi l'equazione di una qualunque parabola che abbia l'asse parallelo all'asse delle ascisse è del tipo x uguale a y alla seconda più by più c. Forti dell'equazione della parabola, che nel caso in cui l'asse sia parallelo all'asse delle ordinate, abbiamo visto è del tipo y uguale a x alla seconda più bx più c, ovviamente con a diverso da 0, altrimenti non si tratta di un'equazione di secondo grado. Possiamo esaminare, come abbiamo fatto per la circonferenza, posizioni particolari che la parabola assume quando b oppure c si annullano. Abbiamo visto poco fa che b è proporzionale alla scissa del vertice, dunque se b è uguale a 0 la scissa del vertice si annulla, che significa che il vertice appartiene all'asse delle ordinate. Quando invece si annulla c, sostituendo 0 al posto di x e di y nell'equazione, si ottiene un'uguaglianza vera e dunque l'origine appartiene alla parabola. Se infine sia b che c sono uguali a 0, il vertice starà nell'origine degli assi cartesiani. L'ultima cosa che prendiamo in considerazione è un importante risultato geometrico stabilito ancora più di 2000 anni fa da Archimede.
In particolare, la possibilità di calcolare l'area di un segmento parabolico. Il segmento parabolico è quella parte di piano che è individuata da una parabola e da una sua corda ed è disegnato in verde nella figura, dove la corda è il segmento AB. Il teorema di Archimede afferma che l'area del segmento parabolico è uguale ai 4 terzi dell'area del triangolo inscritto in esso, che è la stessa altezza del segmento e ha per base la corda. Per trovare l'area possiamo utilizzare la geometria analitica. Conoscendo le coordinate xA e yA del punto A, xB e yB del punto B, possiamo innanzitutto calcolare la distanza tra A e B, che è la lunghezza della base del triangolo. Resta poi da calcolare l'altezza e per fare questo dobbiamo trovare la retta tangente alla parabola e parallela alla retta AB. Per fare questo possiamo considerare il fascio di tutte le rette parallele ad AB. Queste rette hanno un coefficiente angolare m uguale al coefficiente angolare della retta AB, che si calcola facendo il rapporto tra la differenza delle ordinate di due suoi punti, quindi per esempio yB-yA, e la differenza delle corrispondenti ascisse. L'equazione del fascio è dunque y uguale mx più q, in cui il parametro è q, mentre m lo conosciamo perché l'abbiamo calcolato attraverso le coordinate dei punti A e B. La tangente sarà l'unica retta di questo fascio che ha un unico punto in comune con la parabola, la cui equazione è y uguale a x alla seconda più bx più c. I punti di intersezione si trovano mettendo a sistema le due equazioni e quindi otteniamo che ax alla seconda più bx più c è uguale a mx più q, in cui, come ho ribadito, q è l'unico parametro, gli altri coefficienti sono numeri noti. Questa è un'equazione di secondo grado e quindi ha un'unica soluzione con molteplicità 2 nel caso in cui il discriminante, che abbiamo visto dipende da q, è uguale a 0. Trovato il valore di q, abbiamo l'equazione della retta tangente. Per calcolare l'altezza basterà calcolare la distanza di uno qualunque dei due punti A e B da questa retta tangente. Dopodiché potremo calcolare l'area del triangolo e quindi quella del segmento parabolico. Ora tocca a te.